I funerali erano in forma privata, ma tanta gente è scesa lo stesso in strada per dare l'ultimo saluto a Giulia, uccisa a Senago dal fidanzato e a Tiago, il suo bambino mai nato. In centinaia si sono ritrovati in Via Roma a Sant'Antimo, davanti alla parrocchia di Santa Lucia, per quasi un'ora hanno atteso composti la conclusione della funzione presieduta dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo e poi quando finalmente il feretro è comparso sul portone della chiesa lo hanno salutato con un lungo applauso, mentre Centinaia di palloncini bianchi volavano in cielo. Tanti volti rigati dalle lacrime, tante le giovani donne con indosso una t-shirt bianca e la scritta Giulia e Tiago. L'amore non può fare male. Lo stesso concetto scritto su uno striscione affisso davanti alla chiesa. L'amore regala, non priva, protegge, non uccide. I pensieri, i cuori della gente di Sant'Antimo, una città di 30.000 abitanti alle porte di Napoli, sconvolta solo l'altro giorno da un duplice omicidio in ambito familiare dove a perdere la vita è stata anche una giovane mamma. Sono tutti per le vittime. Per l'assassino invece solo silenzio e disprezzo. In chiesa sono stati ammessi solo i familiari della giovane donna e pochi amici tra le autorità il sindaco di Sant'Antimo Massimo Bonanno e quello di Senago Magda Beretta. Due comunità lontane 800 km ma accomunate dallo stesso dolore. Poi il feretro è stato portato in corteo fino all'abitazione dove Giulio ha vissuto con il fratello, la sorella e i genitori Fino a quando si è trasferita nel milanese. Sarai sempre lassù con il tuo Tiago, l'unico amore della tua vita, è stato scritto su uno striscione tenuto da alcune ragazze in lacrime. La mamma di Giulia ha accarezzato per l'ultima volta la bara e ha sussurrato: Soltanto grazie.